Buongiorno a tutti voi carissimi. Leggiamo dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 24. Gesù disse: chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa. E ancora, lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 4, versetto 7. E la pace di Dio custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Ditelo semplicemente. Ascoltiamo questa testimonianza. Sono una madre cristiana e cerco di piacere al Signore nel modo di allevare i miei figli, ma qualche volta ho difficoltà a restare calma quando disobbediscono o litigano. E poi, con tristezza, devo confessare al Signore le mie sconfitte e la mia mancanza di pazienza. Un giorno i miei figli erano particolarmente noiosi e io, esasperata, stavo perdendo la pazienza. Ma questa volta, anziché, come d'abitudine, fare poi una preghiera per confessare al Signore di essermi irritata a torto, mi sono arresa. Signore, sono insopportabili, sono stanca e affaticata, ma tu lo sai. Aiutami. Allora mi sono sentita sollevata e calma. Ho capito che il Signore desidera una preghiera semplice, diretta e sentita, piuttosto che le continue confessioni dei nostri torti e delle nostre disfatte dopo le battaglie. Dopo quel giorno, invece di combattere tutta sola, cerco di portare al Signore le cose tali e quali, così come le sento. Il Signore è vicino, Filippesi capitolo 4 versetto 5, è pronto ad aiutare senza far rimproveri e anche ad incoraggiare. Conosce l'inevitabile stress di una madre di famiglia e le sue difficoltà a rimanere calma. Comprende e libera nei momenti più critici. Impariamo a pregare in modo semplice. Diciamo al Signore quello che sentiamo senza inutili fronzoli. Confidiamo nella sua bontà, nella sua comprensione, nell'attenzione che ha per i minimi particolari della nostra vita quotidiana. Egli approva l'atteggiamento umile di coloro che, riconoscendo i propri limiti, fanno ricorso a Lui e si affidano alla sua grazia. Che il Signore ci benedica.